Migliaia di manifestanti hanno sfidato la neve a Belgrado per protestare contro il governo del presidente del paese, Aleksandar Vučić, accusati di metodi autoritari e poco democratici. Si tratta della prima significativa dimostrazione a far data dalla primavera del 2017, quando migliaia di giovani protestarono per settimane contro la vittoria presidenziale di Vučić. La partecipazione alle elezioni sarebbe un tradimento verso il popolo serbo ed il paese. Non ci saranno elezioni finché il governo non elencherà le liste elettorali, finché non saranno rimossi i pesi morti. Non ci saranno elezioni in quelle condizioni. La protesta è stata indetta dai partiti che si oppongono al governo dopo l'aggressione subita da uno dei loro esponenti in vista di un incontro politico nella Serbia centrale. Diversi leader dell'opposizione hanno guidato la folla al suono di fischietti e clacson, principale simbolo delle proteste di massa negli anni 90 contro Slobodan Milošević.